Oggi c'è un ospite strano, proviamo a mettere a fuoco, vedere se si vede meglio, che magari lo riconoscete. Chi è questo qua? Sono io. Cosa sei qua a fare? Sono in botta dopo un viaggio della speranza che abbiamo fatto dal ritorno dalla Sardegna. Ma in Sardegna dovevi sposarti, ce ne sono tanti di regioni in Italia, belle e comodi, in Sardegna. Vabbè, comunque, abbiamo fatto pure questa e oggi, prima di riportarlo a casa, gli ho detto: facciamo una robina insieme, perché qui c'è questo, per magari facciamo vedere l'indirizzo, che è meglio così, e c'è questo pacco arrivato dallo Juventus Store che mi sono comprato per Natale, mi sono fatto i regali a Natale, e oggi Kino, che non sa assolutamente cosa c'è dentro perché non gliel'ho detto, no. Guarda, in realtà ha provato a dirlo, però non è stato particolarmente bravo nelle spiegazioni, in più non mi ricordo un cazzo, quindi me l'ha detto. Però non lo ricordo. Però non lo so, quindi è a posto. Beh, per un video storico con Kino nello studio, penso 3.000, 6.000, 5.000, 20.000 mi piace, una roba del genere. Anche 30. 30.000 mi piace. 30.000 mi piace. E Kino nello studio... Si trasferisce. Assieme a Ragù. Di fianco alla lettera di Ragù, no, nel cuscino. Sì, ok, va bene. Perfetto, direi di non attendere oltre e andare a fare questa roba. Mi vuole dare una mano? Come no? La dovevo prendere? Ma dai, da qua. Sono tre cose in tutto. Non l'avevi detto infatti. Ma davvero te non ti ricordi? Vabbè, non si ricorda niente, l'ho ipnotizzato. Allora, direi di partire... Ok, macchini così, ok, che non si vede. Direi di partire con la prima. Ok. È già bruttissima l'altra. Molto. Bellissima. Onestamente sono veramente contento. La prima è questa. Io ce l'ho già la seconda dietro, ed è una felpa che mi sono ritrovato nella sezione outlet, e quindi ho detto, è scontata al 50%, quasi quasi me la prendo. È la classica felpa che si usa nelle live su Twitch per non aver freddo d'inverno, ed eccoci qua. È un po' particolare, oddio, questo non lo sapevo, devo essere sincero. Però è bellino, Queste tre strisciate dietro nere, eccoci qua. Però dai, è una felpa normale, bianca, nera, Juventus, e la roba figa era sulle maniche, in realtà, perché ci potevi mettere dentro la mano e veniva fuori il pollice, mi ispirava questa cosa qua, e questa roba... Quindi queste sono più tipo da corsa, diciamo? Sì, forse sì, l'ho pagata tipo 40 euro, una roba del genere, va bene, la teniamo qui da parte che tornerà sicuramente utile. Poi vabbè, questo è bello. Devi smettere dopo quello, onestamente. Basta, l'altro non lo vuoi fare. No. Allora, l'ultima cosa, a Kino non piace. A Kino non piace, ma perché lui è il Grinch, tipo. Quindi odia il Natale. Invece questa qua, veramente molto bella, se solo sapessi aprirla. Beh, comunque anche ha messo una poca plastica. Sì, no, ci sta per... È molto pratico, è stato per... c'è un sacco di... Vabbè, e mi sono comprato questa cuffia. Bellissima, ho scritto Juventus, adesso proviamo a fare tipo quelle cose da montaggio super incredibili, così. Bello, eh? È un po' piccolo forse, però in realtà se spingi... Eccoci, adesso sto così, tutto il tempo. Vedi, ti prescia le tempi, eh? Intanto, dici te. E l'ultima cosa... No, perché io stavo proprio guardando intanto. E quello è lo spoiler. Questo è lo spoiler, no? Facciamo vedere lo spoiler. Ah sì, tanto è una conseguenza il resto. Scegli la tua perfetta formula delle vacanze, perché X è bello, tutti piace, un'idea. Vai. Spoiler è questo, lo mostriamo in primo piano, anche se non va a fuoco, eccolo qua. E forse i più attenti avranno già capito. Però aspetta, io invece che farla vedere così, taglierei e la metterei. Diretto, a tradimento. Certo. A tradimento loro da niente si aspettano, va bene. Certo. Ci sto, però allora tu devi essere incaricato di questo. Con le orecchie fuori, magari come. No. Io sono già così, pronti? Bene, 3, 2, 1. Qui però. Ok, che è della Juve, ma mettercelo al cazzo di avere del coraggio. Esiste la formula perfetta per il Natale? Bam! Eccoci qua. Oh, ragazzi, è talmente brutto che è bellissimo. È il primo vestito che usi per la cena di Natale che speri di sporcare, questo. No, non si dice.
Cioè, ditemi quanto è natalizia questa cosa. Quanto è natalizia questa cosa? Non te ne ho proprio... Ma a me in generale non mi fanno impazzire i maglioni. A me fanno... un anno era bello, perché era comunque normale, ricordavo ovviamente il tema natalizio, però così è in là. Gusto personale. No, ma capisco, io con i maglioni di Natale c'ho questo problema. Mi fanno schifo tutti e li voglio tutti. Da gran che fanno schifo i maglioni di Natale, li voglio. Questo era il piccolo dettaglio che mancava. No, ma più sono brutti, più sono belli, secondo me, i maglioni di Natale. No? Ci non... sta, dici, ok. Cioè, tanto okay, li okay, usi un giorno all'anno. E quindi dici... Chi se ne frega. Ok. Sono perfettamente in tema con la festa. Ok. Che sia bello o brutto non mi interessa. E poi dai, cioè, scusami, C'è scritto anche Juve qua. Che bello. Guarda qua. Non vedo l'ora di presentarmi... Alla cena del 24 vestito così e tu verrai vestito così invece. Arriva fidanzato, torna single. No! Con questo maglione. Mi auguro di no. Saluto alla Linda. L'ho fatto vedere alla Linda, non era proprio... Contentissimo. No, ha detto... Cioè, non lo so. Però io lo volevo, eccoci qua. No, ma ci sta, Poi se magari a uno piace anche proprio come festa, magari... A me piace molto il Natale. Però ti dico la verità... Io ti dico, potrei dire è carino perché c'è questa scritta. Ah, solo per se non ci fosse quindi quella. Tagliamo da qui in giù, dalla tetta in giù. Semplicemente potrei dire carino perché è della Juve. Altrimenti togli sta roba, una roba del genere. Bello invece. Oh, cos'è stato l'altra sera che eravamo in Sardegna? C'era uno che aveva sto stesso maglione, ma non della Juve. Ma lì perché se la credono, è quello il problema. Pensa che non era neanche Natale. Oh. Quindi apro completamente fuori contesto. E niente, noi siamo arrivati a fare questo video per la noia, probabilmente. O per la stanchezza. Ma sì, ma poi perché c'è il treno tra un'ora, quindi dovevamo occupare quest'ora. Anche vero. E niente, basta. Buon Natale. Cosa guardi in giro? Allora. Gli occhi. Ah, guardavi loro. Okay. Speriamo che Kino possa perdere il treno. Guarda, come regalo di Natale, Babbo Natale, chiedo questo. Scrivo la letterina a Babbo Natale per certo, è talmente tanto difficile anche se tu a casa mia. E sono affari tuoi dopo. Non ti porto sicuramente. No. Buon Natale! Un messaggio di speranza e d'amore così. Di odio nei miei confronti che puntualmente. Però ci sta, fa però parte del gioco. Fa parte del giusto. Tema natalizio. Cioè, oh, c'è anche l'albero dietro, guarda che bello. Non l'avevi neanche visto l'albero, Fate. Te l'eri perso. Bene. Hai finito così? Ma sì. Okay.